grandi emozioni, come da tradizione, per uno degli eventi più attesi dell'estate pesarese. L'undicesima edizione del Palio dei Bracieri parte con la giusta dose di entusiasmo sin dal primo pomeriggio, con il corteo delle 16 contrade nei pressi di Piazzale Matteotti. È l'undicesima edizione del Palio dei Bracieri, uno degli eventi più attesi dell'estate pesarese, una manifestazione che coinvolge giovani e adulti. Siamo tantissimi oggi, anche se le limitazioni del fossato ci prevedono di non essere tutti. Abbiamo la curva sopra che ci sosterrà e speriamo di portare la quinta stella a casa. Ne abbiamo quattro, speriamo di vincere il quinto palio, ecco. Quanto è emozionante partecipare a questo tipo di manifestazione? È emozionante molto quando vedi che ci sono tantissime persone, nonostante le restrizioni di quest'anno, hanno risposto alla grande, alla chiamata nostra. Dopo che abbiamo avuto un palio che non si è fatto per il Covid e un palio di transizione, come lo chiamo io, l'anno scorso, perché comunque c'era ancora la paura del Covid e molta gente non veniva giù per quello. Quindi quest'anno cerchiamo di divertirci e che vinca il migliore. Presente al Palio dei Bracieri per la prima volta la contrada di Pozzo. Per noi è veramente importante essere qua, proprio un orgoglio gigante, perché siamo sempre stati quelli di periferia, invece finalmente siamo qui a Pesaro insieme a tutta Pesaro, e anche noi siamo Pesaro come tutti loro, quindi è importantissimo. Alle 18 sono iniziate le tanto attese gare, quattro giri da 1200 metri su un terreno insidioso come quello del fossato di Rocca Costanza. Le sfide hanno regalato emozioni, ma non sono mancati anche momenti di tensione, come nella seconda batteria con l'intervento necessario del VAR per decretare la vittoria di Santa Maria dell'Arzilla a discapito di Vismara. Quest'ultima contrada ha poi abbandonato la manifestazione in segno di protesta. All'atto finale presenti le contrade che hanno scritto la storia di questa manifestazione: Villa Fastigi, Santa Maria dell'Arzilla, Pantano e Tombaccia. A trionfare è la contrada biancorossa che bissa il successo dell'anno scorso. Al secondo posto Tombaccia e sul gradino più basso del podio Pantano. È stata una finale diversa dalle altre perché siamo finiti in finale con le tre contrade più forti di sempre del Palio dei Bracieri e quelle più titolate che hanno vinto il Palio. Quindi è stata una sfida proprio all'ultimo secondo, l'ultimo metro, e siamo riusciti comunque in un modo o in un altro a portare a casa la vittoria e riconfermare il gioco come l'anno scorso. Per la categoria Miss Palio 2023 vince Martina Simoni della contrada di Villa San Martino. Sono molto contenta e molto soddisfatta del premio di Miss Palio. Sono contenta che finalmente Villa San Martino riesca a portare a casa il premio tanto aspettato e desiderato, e sono lieta di rappresentare la mia contrada. Questo premio ormai è una tradizione. Sì, è una tradizione questo premio. Quest'anno sono contento che ha vinto Martina, perché è una bellissima ragazza e merita di vincere. E quest'anno abbiamo anche una grossa novità, perché oltre al premio, diciamo, di Miss Palio, quest'anno avrà la possibilità di essere protagonista della campagna pubblicitaria di un noto marchio di costumi a livello nazionale e internazionale. Sarà un'ottima opportunità anche per la città di Pesaro. L'undicesima edizione non delude le aspettative. Il Palio dei Bracieri si conferma uno degli eventi più importanti delle estate pesarese. Per i ragazzi sicuramente è un appuntamento fisso, la cosa bella è che ogni anno sono sempre più giovani, tante contrade che si aggiungono anno dopo anno, poi è una competizione davvero incredibile, corse per atleti e ogni anno aumenta anche la performance fisica, e insomma davvero complimenti, speriamo che anno dopo anno si vada avanti, perché come ho detto tanti anni fa quando ho iniziato il palio è una figata, è la festa della città, ridà la parte appartenenza ai singoli quartieri e complessivamente alla nostra bella Pesaro. Quanto è importante esserci oggi? Oggi è importante esserci, ma non tanto per la corsa, non tanto per chi vince, ma più che altro per far vedere, diciamo, alla città che c'è una marea di gente, di giovani entusiasti che in qualche modo vogliono aggregazione, vogliono un evento sociale, vogliono comunque sia condividere i momenti assieme, e secondo me il palio è questo.